Allora, dimmi tutto, che cosa è successo? Allora, durante la notte, avendo due bambini, ovviamente non ho delle posizioni consone al sonno tranquillo, pertanto mi sveglio sempre con dei dolori nella zona lombare e anche durante la giornata, avendo sempre una bambina in braccio e una, diciamo, dall'altra parte, ho sempre degli scompensi a livello... In che posizione ce l'hai? Il punto sempre preciso alla zona lombare? Chiaramente sinistra. Ok. Sono sempre così, sempre storta, che mi portano ad accusare tutto questo dolore nella fascia lombare. Ok, vediamo un po'. Allora, molto spesso il lavoro, tra parentesi, da mamma è spesso sottovalutato, in quanto a volte, dormendo a volte con i bambini, Joseph in questo caso ne ha due, durante la notte non diventa quasi più un momento di riposo, ma al contrario diventa un ulteriore momento di lavoro. Quindi andiamo ad esaminare nello specifico, la prendiamo come esame, tutte le varie posture parassite che possono colpire una mamma post gravidanza, ma soprattutto tutte le posture che la mamma può assumere per tutelare i due bambini. Dietro in backstage si sente una bambina che urla, immaginate la notte che cosa può succedere. Pancia in su, mi servi. Allora, uno dei primi step, allora Josephine, è giusto dire che da ragazza ha sempre fatto la ballerina, quindi sotto vari punti di vista, chi ha fatto l'atleta, chi ha fatto lo sport a livelli importanti, ha una soglia di tutela, di sopportazione verso i traumi maggiore, in quanto le fasce muscolari, come giusto che sia, sono migliori di chi al contrario non fa sport. In questo caso, per esempio, lei dice di dormire in chiusura, giusto in questa posizione. Quindi andremo a cercare di sbloccare tutte le articolazioni e lo facciamo benissimo, ma il lavoro più importante dove ci dobbiamo concentrare è nella liberazione di quello che viene definito tratto viscerale. Tu il tratto viscerale, calcolando che lei l'ultima gravidanza l'ha avuta un annetto e poco fa, ci sono delle trazioni verso il basso della parete viscerale. Il non riposo accumula stress a livello viscerale, le posture errate durante il sonno accumulano stress a livello viscerale e tutto questo produce delle rotazioni biomeccaniche, si sente sempre dietro il backstage, che producono di conseguenza delle trazioni sulla colonna. Andiamo a eliminarle tutte. La cervicale per fortuna è pulita, cioè nel senso per pulita significa che le restrizioni articolari sono poco e nulle, ma comunque dato che ci troviamo in presenza di una situazione del genere andiamo a sbloccare un pochino tutto. È fondamentale, come dicevo, concentrarci in massima parte sulla parete viscerale e infatti ci sono tantissime tensioni, soprattutto sullo psoas. Lo psoas cos'è? È un muscolo profondissimo che nella donna in gravidanza si trova essenzialmente in questa zona, che provoca di conseguenza l'apertura delle fasce articolari. Molto spesso, calcolando che lei per ovvi motivi ora si sta allenando anche poco, è molto stressata in seguito al fatto di gestire due bambini, portarla a scuola, si ammala, fargli da mangiare, tutto quanto, poi ci tiene molto l'alimentazione dei bambini. Quindi giustamente i valori di stress sono molto alterati. Lo psoas, che è un muscolo, viene definito il muscolo della vita, un muscolo emozionale, somatizza tutte queste tensioni. Tutte queste tensioni si manifestano sulla colonna. La notte che si dovrebbe riposare non si riposa, immaginate che cosa può stare in questa pancia. Sembra una perforazione ciò che sto provocando, ma in realtà sto provocando uno stretch, un allungamento, un rilassamento funzionale dello psoas. È un pochino fastidioso, si sente appena appena tirare, quasi come se ti stanno un pochino prendendo con delle piccole frecce, però automaticamente provoca di conseguenza una liberazione. A volte, in alcuni casi, viene spesso accompagnato da una liberazione dell'organo, dello stomaco, del colon, dove si sente glu 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 glu, ma non è questo il caso, perché comunque i suoi organi, per fortuna, hanno una buona plasticità. Finiamo di liberare qua. Allora, braccia incrociate dietro alla nuca, così. In questo caso, dato che lei sosteneva di essere in uno stato di chiusura durante la notte, posizioni strane, è molto spesso che si possano manifestare quelle che vengono chiamate pseudorotazioni del bacino. Infatti, in questi casi basti semplicemente posizionarla in questa posizione e provarle una derotazione per fare in modo stranamente che tutte le vertebre che erano in uno stato di chiusura vengono completamente aperte, come ci hai sentito. Se hai sentito tipo 5-6 articolazioni aprirsi. Già questa potrebbe essere una delle manovre liberatorie delle fasce articolari. Proveremo a rivalutare dall'altro lato, ma molto spesso se lo stato di chiusura era la zona sinistra, sulla zona di destra ne dovremmo notare di meno.
a volte potrebbero essere comunque presenti. E infatti, a malapena due. Continuiamo la nostra liberazione. Andiamo, dato che ci siamo soffermati sul quadro addominale, mi servi su questo fianco. Andiamo a indagare i fasci lombari, le braccia come preferisci. E in questo caso andiamo a valutare lo stadio di rotazione, sempre il backstage fondamentale. Poi alla fine vi faremo vedere, non ora, alla fine cosa c'è nel backstage. E capirete perché questa mamma non dorme. O dorme male. Perché sono... perché qui. Andiamo a provocare in questo caso un allungamento di tutte le fasce lombari, non c'è stato un thrust perché comunque, ripeto, il blocco era in pseudorotazione, ma cosa fondamentale è andare a togliere ed eliminare tutte le fasce delle tensioni del piriforme. Cambio lato. Le braccia sempre a me, questo di sopra viene a me. Questo è l'allungamento che volevo far notare. Io imbrago le due vertebre e le provoco un costante allungamento, fino a che in questo caso non abbiamo provocato un'adeguata azione. Pancia in su. È fondamentale anche, questo fa parte del backstage, che vi faremo vedere dopo. È anche fondamentale, ma ripeto, in questo caso non ce n'è bisogno perché le situazioni non sono particolari, andare a valutare l'arco bimalleolare, che in questo caso appare completamente centrato. Ma ripeto, la nostra paziente non si è rivolta a noi per delle problematiche di anca, ma più fastidi lombari. Ma in questo caso è giusto comunque andare a sbloccare le fasce, controllare un po' le tensioni sulle ginocchia, che sono completamente bilanciate, e automaticamente ora ritestare il bacino. Uno dei maggiori modulatori della postura è essenzialmente il diaframma. Quindi in questo caso abbracciati un attimo, alzami la testa, butta fuori. Siamo andati a sbloccare la vertebra perno, che è la fine D6 D7, che rappresenta parte dei plessi toracici che portano, si manifestano essenzialmente sulla parte della parte splancnica, che portano liberazione sulla parte addominale. Braccio lungo i fianchi. Per completare andiamo a liberare queste ultime zone. E provochiamo per ultimo, ma non per importanza, uno stretch in realtà su tutta la fascia. In questo caso abbiamo provocato un'adeguatazione di tutte le fasce. Siediti un secondo da quel lato, che servirà a decomprimere le fasce articolari. Ora andiamo a testare le prime coste, però ripeto, quando si tratta a volte di ballerini, il problema paradossalmente rappresenta il thrust, perché i ballerini sono tutti ipermobili e hanno paradossalmente così tante mobilità articolari che anche il thrust classico, che poi comunque li abbiamo fatti, risulta essere molto più difficile, in quanto la mobilità articolare è più importante. Allora, dammi una sensazione, prova a fare due passi e dimmi come ti senti a livello posturale. No, già da seduta mi sono più aperta. Backstage, alla mi fine. Mi sento più aperta e anche a livello dello stomaco mi sento ovviamente più libera. Quindi avverto subito questa sensazione di reset, soprattutto nella schiena. Per esempio, in questo caso siamo andati a resettare tutto. Molto spesso, ripeto, io dico sempre, negli sportivi a volte già una sola seduta rappresenta lo starter fondamentale per portare un benessere già dal 70-80%. Ora vi prendo un attimo il backstage per farvi capire la causa dei fastidi lombari della mamma. Eccola qui. Lei è il nostro backstage che ci ha aiutato tantissimo. Seguiteci, allora se vi è piaciuto il video, ecco vedi, vuole andare sempre là. Se vi è piaciuto il video, cliccate, mettete like. Se vi sono piaciute le urla di Mia, mettete due volte il like e commentate se avete una mamma che ha tanti fastidi lombari o soprattutto se avete dei fastidi lombari e vi posso provare ad aiutarvi. Grazie.